Una milione di persone in tutta Italia, in Toscana 80.000, a San Giovanni Valdarno su una popolazione over 65 di 4.600 persone, 420 casi. Stiamo parlando di una malattia debilitante, gravissima, purtroppo sempre più attuale che l'Alzheimer. Come mai questa iniziativa proprio a San Giovanni Valdarno? Beh, devo dire, è una bella cosa che si fa ed è stata costruita con passione e leggerezza perché sempre di più si capisce che questo problema non può rimanere relegato nei luoghi di cura ma deve interessare tutta la società, deve essere in qualche modo spalmato sulla società. Perché a San Giovanni Valtano? Perché qui c'è stata l'iniziativa, perché l'Associazione la, Liberarte ha dimostrato una grande attenzione e sensibilità il Comune ha partecipato veramente con grande passione, l'Aima ha seguito un po' l'iniziativa del territorio e devo dire che è il primo comune della Toscana che affronta questo problema con un programma articolato di eventi. Vogliamo coinvolgere tutta la comunità cittadina su un problema che sta veramente riguardando tante famiglie, soprattutto un problema che rischia di far scivolare nell'esclusione le famiglie dove un familiare, appunto è colpito da questo tipo di malattia. Quindi il nostro intento è quello di affrontare in modo aperto e inclusivo questo tipo di problema, di coinvolgere i cittadini, di far conoscere i servizi, le associazioni di volontariato che se ne occupano. Diciamo che la nostra iniziativa vuole essere proprio una campagna di sensibilizzazione, di supporto per i servizi già offerti dalle strutture del nostro territorio. L'idea nasce da una mostra Mostra fotografica eh, che verrà esposta qui a San Giovanni dal giorno 4 maggio al giorno 9 nel viale Diaz e dal giorno 10 al 13 maggio nel parco Terzani a Terra Nuova Bracciolini. Questo sarà quindi il filo conduttore di tutte le attività eh, della settimana. Sarà una mostra nel viale per cui si spera che la cittadinanza partecipi pa Via, passeggi nel viale e possa vederla, possa pensare e possa eh, sicuramente venire a contatto con un problema a San Giovanni e a Terra Nuova perché quattro giorni insomma rimarrà anche a Terra Nuova.